In questi giorni si nota una Premier abbastanza preoccupata e devo ricordare ad alcuni di voi ben ritrovati all'interno di questo canale che nel famoso messaggio, no, che aveva mandato all'ex compagno aveva scritto "è già finita da tempo". È già finita da tempo, ma non te potevo mollare evidentemente prima. Adesso che è uscita tutta sta roba qui è ora di farlo. Interpreto io, no ragazzi, non è che voglio parlare di gossip oggi qui all'interno di questo canale, ma è necessario approfondire questa situazione che arriva proprio in questo momento, no? Strano, arriva dalla televisione di Berlusconi, una televisione vicina, no, al partito, insomma, politico, uno dei partiti politici di riferimento di questo governo. Evidentemente la Premier ha scritto era già finita da tempo, o insomma la situazione era già deteriorata, però insomma, non avevo tempo per comunicartelo, per farlo sapere, lo facevo per la famiglia, insomma, i motivi possono essere tanti. Però oggi dobbiamo unire queste parole che sono state dette con quest'altra che sono uscite, no, in questi giorni. Altro materiale potrebbe uscire presto e quindi la Meloni ha riunito tutto il governo settimana scorsa e questa settimana e ha comunicato. Praticamente bisogna aspettarsi di tutto, almeno questo scrivono gli esperti giornaloni, questo sono esperti delle telefinzioni, dei giornali italiani, questo sono una meraviglia, i retroscenisti. Ma ripeto ancora una volta, il punto non è questo. E allora qual è il punto? Il punto è che l'Italia passa un momento molto delicato e avere un governo che di fatto è malmesso ad un anno dalla nascita, dove vi ricordo fino a qualche mese fa si festeggiavano PIL, risultati straordinari, un anno di risultati, non lo so, vabbè. L'appoggio degli Stati Uniti agli Stati Uniti d'America per tutto ciò che loro ci dicono rispetto all'Ucraina, adesso l'Israele, io altri risultati non li conosco, non li so, poi ragazzi, oh, magari me sbaglio. Lo sapete che ogni tanto qui, quando ci sono da affrontare temi collegati al governo, economici e finanziari, lo facciamo con piacere, però non è un canale politico dove andiamo a trattare queste robine qua, no? Quando devo dire la mia per quanto riguarda la politica estera, cose che possono riguardare la macroeconomia, la geopolitica del nostro paese, ne parliamo e lo riportiamo. Ora, le sfide internazionali e nazionali sono veramente tantissime, credetemi, le abbiamo elencate all'interno di questo canale. E tutta questa situazione viene fuori proprio in questo momento qua. È strana, non è strana? Di sicuro è il momento peggiore per il governo Meloni. Ripeto, la Premier ha detto arriveranno momenti difficili nelle prossime settimane e non è stata smentita sta robicina qui, a me non mi risulta, poi se qualcuno di voi risulta me lo lascia qui sotto i commenti. E rispetto a questo punto vorrei ricollegarmi a quelle che sono le critiche, poi entriamo un po' più nel merito della questione, di quelle che sono state le critiche che la Premier ha ricevuto giustamente da tutte le parti del mondo sulla stampa estera, no? Perché da quelle parti lì si sono chiesti, ma perché proprio adesso? Perché è durato così tanto, cara Meloni? Cioè stavi con sto tipo qua che te sei resa conto, ci siamo resi conto tutti, che insomma, cioè, non è proprio il tipo, poi oh, voglio dire, la scuola è quella, La Meloni viene dalla scuola di Gianfranco Fini, quindi è una politica di professione, non ha mai, no, per dire, lavorato una volta in vita sua, oppure, insomma, se la politica è un lavoro, ha fatto solamente quel tipo di lavoro lì, e quindi non mi risulta che si sia mai scandalizzata dai bunga bunga di Berlusconi e compagnia cantante, insomma, la combriccola, la scuola, credetemi, è abbastanza ben messa quella scuola lì, la scuola del centrodestra è abbastanza ben messa. Soprattutto poi nel difendere, come vi dicevo in un vecchio libertario, una puntata fa, i valori della famiglia, i valori dei facciamo bambini, figli, no alle coppie di qua, no alle coppie di là, poi sotto sotto, allo sciogliersi della neve, escono fuori le cacchette, no? Si vedono un po' di cosettine, maschere. La politica è maschera fatta a persona, maschera. È un politico di professione, qual è la Meloni, da anni di maschere, insomma, le sa indossare e ne sa indossare tante e diverse, di diversa qualità. No, perché noi possiamo dire, no, se stanno avvicinando, la buttiamo sulla politica, se stanno avvicinando le elezioni
E quindi, sai, c'è tutta la volontà anche da parte di Forza Italia, di queste forze politiche, di far calare il consenso sul partito, che insomma non molla di una virgola, perché la propaganda fatta insomma da questa signora qui è meravigliosa, eh? E allora, insomma, per dargli una botta, no, e farla arrivare un attimino un po' barcollante alle prossime elezioni dell'Unione Europea, della Commissione Europea, iniziamo da qui, giusto poco prima di Natale, poi se proseguiamo poi con le prossime puntate e la sputtaniamo un pochettino. Cosa che, insomma, ho un politico di professione, un personaggio pubblico, un personaggio che ricopre un ruolo come quello di presidente del Consiglio, dal mio punto di vista ci sta, no? Voi che dite? Ma il punto, secondo me, è un altro. Non è solo una questione di maschere. Può essere anche una questione di iniziare a far barcollare, no, questo governo, che sta pigliando schiaffi un po' a destra e manca. Guardate la questione lì della novità sui pignoramenti automatici dell'Agenzia delle Entrate, no? È una grande minchiata quella della Lega, di Fratelli d'Italia, che il testo non passerà la legge, il pignoramento non ci sarà, non sarà automatico. Allora, il pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate di riscossione è già automatico, non è come i fornitori oppure i privati o una banca che deve mandare un decreto ingiuntivo. Quando ti arriva una cartella esattoriale, la cartella di pagamento, un'intimazione di pagamento, 60 giorni e scatta il pignoramento. La novità sta nel fatto che l'agente della riscossione può vedere in anticipo il tuo conto corrente. Come funziona quindi la storia? Funziona che se io vedo che all'interno del conto corrente ci sono 10 euro, posso prelevare 10 euro, metto positivo quel pignoramento perché di fatto ho recuperato 10 euro a fronte di 10.000 euro di debito, e per poterne fare un altro devono passare un tot di tempo. Se io mi rendo conto che invece che tra un po' te entrano 1.000, 2.000 euro, 3.000, intervengo, visto che posso vedere in maniera in anticipo quanta ciccia c'è nel conto. Questa è la nuova legge, e questa nuova legge non si può cambiare. Loro possono un attimino girare la frittata, ma non so, poi vediamo se dicono che la ritireranno. Quanto pare dal nuovo testo non mi risulta ritirato. Se possono cambiare le parole, le formule, poi il significato è questo. Ok, ci sei, no? Perché poi te la raccontano com'è. Le telefinzioni sono meravigliose. Poi cos'è successo? È successo che è arrivata la lettera del MES, forse a qualcuno di voi è sfuggito, sempre in questi giorni, cioè prende colpi a destra e a destra, a manca no, è a destra e a destra, la lettera del MES da parte dell'Unione Europea, nonostante non sia all'ordine del giorno del Consiglio Europeo che si riunirà a breve, nessuna questione sul MES, nessuna questione di discussione sulla ratifica, che ci chiedono di accelerare, no, accelera, accelera che magari ste robe qua non le facciamo uscire, perché ste robe qua, lo dico così, è per ipotesi, eh. Voi dite di no? Voi dite che non c'è una maschera fatta per poter arrivare ad un compromesso? La politica è un compromesso. No? No, non lo è. Ok. Ora, ripeto ancora, che sto governo sia ben visto dall'estero per quanto riguarda l'appoggio che noi abbiamo dato, convinto oltretutto, perché il centrodestra, la Meloni, è convinta su questo, non su questo è il problema, è convinta, e su rispetto all'Ucraina e Israele, e ci sia un appoggio esterno per cui questo presidente del Consiglio poteva diventare l'amico di Putin, tipo Salvini, non lo poteva fare. Non so se capisci a me come funziona un attimo la politica. Sì, poi dopo ci sei tu che vai a votare, ma dipende poi se decidono di farti andare a votare, dipende da tante cose, poi ci può. Dai, lascia stare! Per poter sapere queste robe qui devi capire come funzionano i regolamenti della politica, come funzionano i meccanismi della politica. Devi partire dal diritto pubblico, no? Studiarti tutto il diritto pubblico, capire quelle che sono le regole del gioco e come, se eventualmente, puoi arrivare a vincerlo il gioco. Non so se state capendo dove che voglio andare a parare. No, come punto numero uno. Cioè abbiamo un governo e un presidente del Consiglio che di fatto, se possono uscire nelle prossime settimane, aspettiamoci di tutto, è ricattabile. Poi dipende se farà la volontà degli italiani, allora andrà avanti, costi quel che costi, qualsiasi cosa esca rispetto all'ex compagno o no. La seconda qual è? La seconda è che rischiamo come al solito di essere lo zimbello d'Europa, il paese che fa ridere. Ci sono già abituati tutti, siamo abituati noi, anche quelli che ci guardano all'estero. Berlusconi ha fatto scuola per tutti, quindi non c'è problema da questo punto di vista. Però
Berlusconi era Berlusconi. Cioè Berlusconi sapeva anche a livello di comunicazione, che era un fenomeno, trasformare un aspetto ridicolo, una situazione assurda in una barzelletta. Qui invece abbiamo il muso duro, non so se avete presente il muso, la donna che io posso, io so. Sappiamo, quello che sappiamo, cara Meloni, è che siamo entrati in recessione, 1,8 di credito, 1,35, 1,25, 0,8, meno male che sta per finire l'anno, perché sennò in recessione, invece del primo trimestre del 2024, c'entravamo tutti, subito, scusate. Sappiamo pure che stanno per arrivare ulteriori giudizi, e purtroppo potrebbero anche arrivare negativi dalle società di rating, che reputano il nostro debito pubblico spazzatura. Qual è spazzatura? Lo ricordo pure ai comunisti, quelli che fanno la controinformazione, che arrivano i poteri forti e che adesso contro l'Italia. No, 140% del debito pubblico è il 140% del debito pubblico, al 144% per la precisione, ok? Non è che se cambiano i numeri. Lor signori hanno paura che un giorno possiamo restituire questo debito in lira, e non è bello e simpatico per chi ti aveva prestato euro. Poi se tu vuoi modificare, tornare alla Banca d'Italia, modificare chi sono i tuoi investitori, i risparmiatori italiani che gli state piazzando BTP, Futura Italia e compagnia cantante con le clausole CACS, che insomma, lasciamo perdere. Questo è un poi. Oggi le regole stanno così. Parte del debito pubblico è detenuto da banche, istituzioni nazionali e internazionali. Punto. So quelle che te stanno pagando i trasporti, la sanità e compagnia cantante. Punto. La Meloni festeggiava e continua pure a festeggiare. Dice che hanno fatto un anno di governo, hanno festeggiato i successi. Nel frattempo registriamo il 29% di caduta libera dall'inizio dell'anno di chiusura delle partite IVA e dei lavoratori autonomi. Ricordiamoci quello che è stato detto dall'Economist, dai giornali internazionali sull'Italia. Direte, ma stanno parlando per i poteri? Certo, per quali stanno parlando? Per i poteri non forti? I poteri sono quelli che comandano, sono con quelli che ti devi raffrontare, amico mio. Te dicono, o tagli la spesa e il debito pubblico, che al 144 tu lo fai diventare 150, 160, 170, 180, cioè voi politici sapete solamente farlo crescere per comprare voti, perché di fatto questo vi servono, i soldi vi servono per promettere e sputtanare soldi per comprare voti. Però la realtà chiama, la realtà chiamerà la Meloni, anzi la realtà chiamerà l'Italia e gli italiani, quelli che i ristoranti sono pieni, quelli che è giusto che io dopo aver lavorato una vita vada in pensione, dopo che mi sono fatto inculare in busta paga quasi il 40% e non mi sto rendendo conto che viviamo nel più grande schema Ponzi. Poi parlano di Bitcoin, non sapete, schema Ponzi, Bitcoin o scommesse, ma guarda, cioè l'istituto nazionale schema Ponzi, com'è in Italia lo schema Ponzi? Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, non ce ne sono altri, sono imbattibili, ok? Non esistono altri schemi Ponzi che possano battere esempi come quello previdenziale italiano. Siamo un colabrodo e dobbiamo affrontare una situazione macroeconomica, geopolitica, da paura, con questi qua, signori, con questi signori qua, con tutto ciò che è giusto, non giusto, a me non interessa entrare nella vita privata. Cioè nel senso, ti diventa privato il fatto, ma poi che cazzo hai fatto? Per me puoi aver fatto quello che te pare, non mi interessa. Ma in questo contesto, in questo momento storico, è l'ennesima debolezza per il nostro paese. Perché il momento è duro per l'Italia. E se esce qualcosa di pesante, ma veramente pesante, cioè arriveranno, come dice la Premier, momenti difficili, prepariamoci a tutto, beh, è possibile che questi siano disponibili a tutto, perché si sa, ripeto, la politica è un compromesso col culo degli altri, cioè quello degli italiani.